Questo video è in collaborazione con Panasonic. Una delle domande che mi fate più di frequente nei commenti sotto ai video o in direct su Instagram è: quale obiettivo mi consigli di comprare? Domanda che in un certo senso mi mette sempre in difficoltà, perché il rischio di dare un consiglio sbagliato e far spendere soldi inutilmente a qualcuno è molto elevato. Lo so, in particolare per i meno esperti sembra banale dare una risposta questo oppure quello, ma in realtà ci sono tanti aspetti diversi da prendere in considerazione, a cominciare dal budget che avete a disposizione, passando per il genere di foto che amate scattare, per non parlare poi di preferenze personali in termini di pesi, ingombri e via discorrendo. Visto quindi che il tema mi sembrava interessante, ho pensato di raccogliere in questo video alcuni spunti ed esempi pratici per aiutarvi a capire in autonomia quale o quali siano gli obiettivi giusti per le vostre esigenze e la vostra situazione personale. Capisco che molti di voi avrebbero voluto un video con indicazioni precise tipo: se ti piace il genere A allora compra l'obiettivo B, mentre per il genere X compra l'obiettivo Z, ma la realtà è che in un ambito creativo come la fotografia o il videomaking non funziona così. Ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione e spesso si tratta di cose a cui solo ognuno di voi è in grado di rispondere. Non posso farlo io al posto vostro. In più, nonostante l'offerta sia molto ampia e variegata, non esiste un prodotto perfetto in assoluto, quindi si tratterà sempre di trovare il miglior compromesso possibile tra quello che serve a noi e quello che offre il mercato. Detto ciò, quello che posso fare è darvi qualche spunto utile per ragionare con la vostra testa e arrivare quindi alla migliore soluzione possibile per voi e la vostra situazione, perché è solo capendo prima quello che vogliamo realizzare che possiamo scegliere l'obiettivo più adatto per mettere in pratica la nostra visione fotografica. Tranquilli, dopo vediamo anche qualche esempio più concreto, ma di base non è nulla di complicato. Si tratta solo di rispondere a una serie di domande per iniziare a restringere il campo tra tutti gli obiettivi presenti sul mercato. E il primo passo da cui partire è il budget a nostra disposizione. Perché se posso spendere, la butto lì, 300 euro, è inutile che mi metta a guardare obiettivi che di listino stanno a 1.500, 2.000 o 3.000 e passa euro. Lo so, è una cosa banale e scontata, ma fidatevi che in base ai tanti messaggi che ricevo, per molte persone non è così, quindi meglio sottolinearlo. Stabilire il budget è forse la parte più facile, perché da qui in avanti si entra nel variegato mondo delle esigenze e preferenze personali. E qui vi dico fin da ora che non esiste una scelta giusta o sbagliata in termini assoluti. Intanto quello che dovremmo mettere a fuoco nella nostra testa è: che tipo di fotografie ci piacerebbe realizzare con il nostro nuovo obiettivo? Perché se vogliamo scattare dei paesaggi in cui mostrare la vastità della scena che abbiamo davanti agli occhi, magari dovremo puntare a un obiettivo più grandangolare. Se invece preferiamo i ritratti stretti con un bello sfocato alle spalle del soggetto, forse sarà più indicato un obiettivo tele ad ampia apertura. Se poi amiamo lo still life e le foto ravvicinate, forse potremmo puntare a un obiettivo macro. Se vogliamo fare foto notturne alla Via Lattea, ci servirà un'ottica molto luminosa, e via discorrendo. Per elencare tutte le possibili casistiche staremmo qui fino a domani, ma avete capito il senso. Chiarito questo, in particolare quando vogliamo ampliare un corredo esistente, strettamente collegata a questa, la domanda duale da porsi è: in che cosa mi sento limitato da quello che ho già? Esempio stupido, ho un obiettivo kit come questo 20-60 e mi accorgo che il più delle volte lo utilizzo proprio a 60 perché per il tipo di foto che faccio mi piace avvicinarmi ai miei soggetti con quella focale. Allora forse quello di cui ho bisogno come nuovo obiettivo è un qualcosa di maggiormente tele che mi consenta di andare oltre i 60 mm. Oppure ho un obiettivo fisso tipo un 35 mm, ma quando sono in giro a fare escursioni nella natura sento che mi manca la possibilità di passare rapidamente da una focale all'altra per raccontare quello che sto vedendo. Allora, in questo caso, potrei aver bisogno di un buon obiettivo zoom tuttofare, eccetera eccetera. Avendo chiaro in mente cosa vogliamo realizzare, il prossimo aspetto da smarcare è la famosa questione obiettivi fissi oppure zoom, che in parte abbiamo appena toccato. Sono sicuro che sono tutte cose che sapete già, ma
ripetiamole al volo che non fa certo male. Da un lato, gli zoom in un solo oggetto offrono un buon range di focali e hanno quindi il grande pregio di essere molto versatili, al contrario degli obiettivi fissi con i quali siamo limitati a una sola focale. Di contro però gli zoom hanno in genere peso e dimensioni maggiori, oltre a un'apertura massima che si ferma, tranne rarissime eccezioni, a 2.8. Al contrario degli obiettivi fissi, che sono spesso più leggeri e compatti, sono molto più luminosi, riuscendo a raggiungere anche valori di f-stop come 1.2 o addirittura più bassi, e sono, sempre in media, migliori dal punto di vista qualitativo, dato che in un obiettivo fisso i produttori possono ottimizzare il progetto per una sola focale anziché cercare il miglior compromesso tra focali diverse come per gli zoom. Ma a parte questo, altro punto da prendere in considerazione, che forse è più a favore dei fissi, è che con un obiettivo zoom tendiamo tutti a essere più pigri. Sapendo che ci basterà ruotare una ghiera per cambiare inquadratura, il più delle volte non ci metteremo neanche a ragionare sulla composizione o sul cercare il miglior angolo di ripresa per valorizzare la scena che abbiamo davanti agli occhi, cosa che invece siamo in un certo senso costretti a fare con le ottiche fisse. Come detto, però, stabilire a priori se sia meglio l'una o l'altra tipologia è impossibile, ma ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è che nel caso propendiate per uno zoom, attenzione solo a quegli obiettivi tuttofare esagerati, tipo i 18-300 mm per APS-C o i 24-240 mm per full frame, che sono da un lato sì super comodi perché hanno tutte queste focali in un solo obiettivo, ma dall'altro lato ricordatevi sempre che più l'escursione tra le lunghezze focali in un obiettivo è ampia, più saranno stati fatti dei compromessi a livello di progetto, che di conseguenza ne penalizzano la qualità. Ok, fino ad ora siamo rimasti ad alto livello, vediamo quindi di concretizzare mettendo in pratica questi ragionamenti teorici con tre esempi pratici. E partiamo per prima cosa con l'aiutare tutte quelle persone agli inizi con la fotografia che hanno comprato o stanno per comprare la prima macchina fotografica e sono quindi indecise su quale obiettivo abbinarci. In questo caso, a mio parere, l'opzione migliore è andare sull'obiettivo zoom da kit, perché per un principiante che deve ancora apprendere le basi della fotografia ha due grandi vantaggi. Il primo è che è perfetto per farsi le ossa, dato che consente di affrontare la maggior parte dei generi fotografici senza particolari limitazioni. Mentre il secondo vantaggio è il costo, dato che sempre in media il prezzo di fotocamera più obiettivo kit è di poco superiore a quello del solo corpo macchina. In casa Panasonic, ad esempio, in kit con le Lumix full frame come la S5 Mark II, c'è questo 20-60 mm f3.5 5.6, che penso sia uno degli obiettivi kit più interessanti presenti sul mercato. Intanto è leggero, non è particolarmente ingombrante e in più ha una focale minima di 20 mm, che gli regala un angolo di campo molto ampio e lo rende di conseguenza molto più versatile rispetto ad altri obiettivi kit analoghi che partono magari da 24 o 28 mm. Oltre a questo ha anche una qualità ottica più che buona e si presta alla grande anche al video, come avrete potuto vedere nel vlog di questa estate dal Summer Jamboree di Senigallia, che tranne un paio di clip che ho fatto con il telefono, per il resto ho girato interamente con la Lumix S5 Mark II e il 2060 kit. Chiaramente di sera in bassa luce ho sofferto un po' il fatto che non fosse un obiettivo particolarmente luminoso, ma con la buona tenuta agli ISO della S5 II alla fine non è stato affatto un problema. Quello che voglio dire è che se scegliete una Lumix full frame come prima fotocamera, questo qui è davvero perfetto tanto per muovere i primi passi quanto magari da tenere nello zaino anche in un secondo momento per tutte quelle situazioni in cui un'ottica leggera e versatile come questa può tornare comoda. Ovviamente tutti gli obiettivi kit hanno dei limiti, uno su tutti il diaframma variabile, che semplificando al massimo vi fa perdere luminosità passando dalla focale minima a quella massima, ma almeno agli inizi è un sacrificio che secondo me ci può stare. Meglio partire con qualcosa di economico come l'ottica kit e poi passare ad altro quando si ha maggiore esperienza e si è capito cosa si vuole fare, rispetto a buttare soldi a caso in un obiettivo di fascia più alta che magari poi, pur se di qualità, ci rendiamo conto che non è quello adatto alle nostre esigenze. Tanto poi
tranquilli che a spendere soldi in fotografia si fa sempre in tempo. A proposito di comodità, passiamo al secondo esempio pratico con il caso di Mario. Mario è un fotoamatore a cui piace documentare le sue escursioni nella natura e i suoi viaggi intorno al mondo. Ha una fotocamera Lumix full frame, un budget intorno ai 1000-1500 euro, non ama uscire con uno zaino pieno di attrezzatura ed è quindi alla ricerca di un obiettivo unico in grado di coprire al meglio le sue esigenze. Con questi requisiti, un'ottica zoom a tutto fare è l'ideale perché, secondo me, risponde alla perfezione alle sue esigenze e nello specifico gli direi di guardare un obiettivo come il 24-105 mm f4 OIS di Panasonic. Intanto rientra alla perfezione nel budget e in più è estremamente versatile, dato che in un solo oggetto tutto sommato compatto consente di spaziare dalle focali più grandangolari come il 24 mm per catturare ad esempio un bel paesaggio a quelle più tele di 105 mm per scattare un ritratto in primo piano o concentrarsi sui dettagli di una scena. Da un lato è vero che è solo tra virgolette un F4, ma dall'altro è anche un F4 costante su tutto il range di focali e quindi non cambia l'apertura massima passando da una focale all'altra. In più è comunque più luminoso di un obiettivo kit e scattando con una full frame come la Lumix S5 II, anche salendo con gli ISO possiamo ottenere degli ottimi risultati in termini di basso rumore digitale nella foto finale. Tra l'altro questo obiettivo è anche stabilizzato e questo torna molto comodo nell'utilizzo a mano libera, tanto in foto per fare scatti con tempi lunghi senza problemi di mosso quando non possiamo o vogliamo portarci dietro un treppiede, quanto eventualmente anche in video per riprese stabili e fluide. L'unico compromesso da fare è forse nel peso, ma se l'esigenza è quella di avere un unico oggetto con cui fare bene un po' di tutto, un tuttofare come il 24-105 F4 è un'ottima opzione. Per il terzo esempio vediamo un caso più articolato dove il confine tra le diverse opzioni è decisamente più sottile. Luigi è un fotografo che sta iniziando a occuparsi per lavoro di fotografia di eventi per privati come matrimoni, battesimi e quant'altro ed è fortemente indeciso sul tipo di obiettivi da acquistare per realizzare al meglio i suoi servizi. Trattandosi di attrezzatura da utilizzare per lavoro, il budget per lui è sì importante, ma allo stesso tempo anche secondario, mentre è molto importante avere ottiche luminose perché sa già che molto spesso si troverà a scattare in condizioni di bassa luce. In media, per questo tipo di lavori, il mondo dei fotografi si divide tendenzialmente in due macro fazioni. Chi preferisce la praticità e si butta su obiettivi zoom professionali luminosi come il 24-70 2.8, affiancato magari a un tele 70-200 2.8, oppure chi preferisce rinunciare alla comodità di uno zoom in favore della leggerezza e maggior luminosità delle ottiche fisse. Entrambe le soluzioni consentono di portare a casa degli ottimi scatti professionali ed è proprio per questo che qui il grosso problema è capire quale filosofia di scatto vuole portare avanti il buon Luigi, cosa alla quale solo lui potrebbe rispondere. Uscendo un attimo dall'esempio, anche io anni fa mi sono trovato in questa stessa situazione quando ho iniziato a scattare i miei primi matrimoni e dopo aver provato entrambe le soluzioni, alla fine sono arrivato a scegliere di lavorare agli eventi con due corpi macchina e due obiettivi fissi principali. Da un lato un 35 mm e dall'altro un 85 mm, in modo da avere sempre a portata di mano una focale più ampia da reportage per raccontare la giornata e una più stretta per cogliere momenti spontanei senza disturbare troppo i miei soggetti. Per un periodo agli inizi ho avuto anche un 70-200 2.8 che poi ho venduto perché mi ero reso conto che era più il tempo che passava sullo scaffale a prendere polvere rispetto a quando lo utilizzavo montato sulla fotocamera. Il motivo è nulla a che vedere con la qualità d'immagine, al di là del peso e delle dimensioni decisamente importanti, semplicemente per lo stile fotografico a cui io volevo arrivare trovavo il 70-200 troppo freddo e distaccato rispetto ad esempio al 35 fisso che mi consente di entrare più in relazione con i miei soggetti. Ecco, se anche a voi piacciono gli obiettivi fissi come a me, Lumix da questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro perché ha creato una linea di ottiche fisse per full frame con apertura massima di f1.8 estremamente interessante. Intanto coprono di fatto tutte le focali principali. Abbiamo infatti il 18, il 24 che in questo momento sto utilizzando per riprendermi
problemi sulla S5 Mark II, il 35, il 50 e l'85. Come potete vedere sono tutti molto compatti e leggeri e la cosa secondo me molto interessante è che sono tutti delle stesse dimensioni esterne e tutti più o meno dello stesso peso. Quindi se siete videomaker e li volete utilizzare su un gimbal sono l'ideale per poter cambiare obiettivo senza dover ribilanciare ogni volta lo stabilizzatore. A parte questo, l'apertura massima di f1.8 è già molto luminosa, regala un ottimo sfocato quando serve e soprattutto consente di lavorare senza particolari problemi anche in condizioni di scarsa illuminazione, cosa che agli eventi come battesimi e matrimoni è praticamente una costante. Tranne forse il 18, che è una focale che non rientra tanto nelle mie corde, per il resto a turno li ho usati praticamente tutti. In foto il 35 e l'85 come detto agli eventi, mentre il 50 è la mia focale preferita per i servizi di ritratto di famiglia. In video utilizzo di solito il 24 o il 35 per queste parti di parlato e il 50 o più raramente l'85 se devo fare dei b-roll dal taglio più stretto. Tra una cosa e l'altra li sto utilizzando a turno da quasi un anno e non posso che parlarvene bene. Che dire ragazzi, arrivati a questo punto, se avete seguito gli esempi, vi siete fermati a ragionare e avete risposto a tutte le varie domande, non dico che dovreste avere in mano la sicurezza assoluta sull'obiettivo da comprare, ma perlomeno avrete ristretto il campo da decine di possibilità a due o tre obiettivi papabili per la vostra situazione. A questo punto non vi resta altro da fare che guardare o leggere più recensioni possibili sul prodotto o sui prodotti che avete individuato per sentire il punto di vista di chi lo ha utilizzato sul serio e una volta verificato che sia effettivamente valido e adatto a quello che ci volete fare potete procedere con l'acquisto. Detto ciò, io spero che questa sorta di guida agli obiettivi vi sia stata utile. Se avete altri dubbi, domande, perplessità scrivetemele nei commenti qua sotto. Grazie ancora a Panasonic per il supporto e noi ci vediamo alla prossima.